è stata richiesta e ottenuta dal Magistero, perché proprio come facoltà minore, diciamo comunque non tenuta in gran conto, il Magistero era più aperto alle nuove domande della società, alle nuove domande dei giovani. E non per caso, non per merito nostro particolare, le nostre lezioni sono sempre state molto affollate, pur non avendo mai richiesto l'obbligo della frequenza, perché lo studente, soprattutto a partire dagli anni 60, capiva, comprendeva che le vecchie materie storico-morali e filosofiche non erano in grado di dar conto e spiegare i meccanismi di una società che andava sviluppandosi. Che cosa fare? Che cosa dire? Come? Insegnare le scienze sociali allo studente di oggi, che non è più lo studente di 30 anni fa, di 35 anni fa. Pensarci bene, io ho cominciato a insegnare sociologia nel 55, proprio qui a Roma, proprio in queste aule. Sono passati 43 anni. Che cosa facciamo? Cosa diciamo? Direi una prima osservazione di metodo. L'insegnamento della sociologia oggi, ma anche ieri, questo era vero anche per ieri, ma soprattutto oggi, non può essere impartito al modo tradizionale in cui si è insegnato latino, greco, filosofia, storia, così via. Perché implica, insieme con l'insegnamento teorico dalla cattedra, con i manuali, con i trattati, implica anche l'esperienza della ricerca sul campo. Questo significa che la nostra università, le nostre facoltà dovrebbero attrezzarsi, e non lo sono ancora, in modo tale che ogni corso, soprattutto i corsi avanzati, a un certo punto ogni corso lascia le aule universitarie e va incontro alla vita, se posso esprimermi in termini un po' romantici. Questo studente, noi dobbiamo insegnare l'arte della demistificazione, della distinzione tra ciò che vale e ciò che non vale, ciò che vale poco e ciò che non vale nulla. A mio giudizio, due logiche oggi si contendono l'anima degli uomini e delle donne su questo pianeta: una logica della scrittura, della lettura, e la logica dell'audiovisivo. La logica della scrittura e della lettura è una logica analitica, cartesiana: una parola dopo l'altra, una riga dopo l'altra, un capoverso, una pagina, un libro, un capitolo. È una logica che implica, per essere condotta avanti, per essere praticata, silenzio, solitudine e ricordo, memoria dell'antefatto. Io all'ultimo capitolo non posso aver dimenticato cosa dicevo nel primo capoverso, devo ricordarlo quando arrivo alla fine del primo capitolo, perché devo vedere se c'è coerenza logica dell'audiovisivo, esattamente contraria e simmetrica e quasi commovente, perché non è una logica analitica, ma una logica sintetica. Oggi come oggi, posso solo dire che c'è, come corollario di queste due logiche, e per il prevalere della logica dell'audiovisivo, dell'immagine, c'è un eccesso, c'è una prevalenza di emotività rispetto alla capacità logica di raziocinio del mondo. Quindi noi abbiamo oggi dei giovani molto informati, ma bombardati ogni ora del giorno e della notte, e sono persone che vivono sui loro nervi, con dei nervi limati, estremamente emotivi. Io questo lo posso provare empiricamente, ma in maniera, torno a dire, solo dal punto di vista di opinione personale, non ancora scientifico. Non appena, dopo un discorso teorico astratto, io enuncio l'incarnazione di un'idea in un'esperienza personale, autobiografica o biografica, immediatamente si risveglia l'interesse. Immediatamente la scolaresca, il gruppo degli studenti si anima.